Organa è questa creatura, è una creatura digitale che rappresenta l'insieme degli esseri viventi presenti sul pianeta. Questo sistema evolve in una certa direzione, ci sono degli algoritmi che in qualche modo simulano l'evoluzione di Organa in una direzione totalmente imprevedibile e totalmente irripetibile, dettata dalle leggi del caos e della complessità, quindi esattamente come accade negli ecosistemi reali, quelli del nostro pianeta. Improvvisamente può comparire l'uomo. Le persone che visiteranno l'installazione avranno modo, tramite i propri smartphone ed un QR code, di entrare all'interno dell'ecosistema di Organa. Se le persone, per disattenzione o per scelta in qualche modo, decidono di mantenere il pianeta in condizioni, chiamiamole negative, quello che accade è che Organa avrà delle modifiche, sostanzialmente si trasformerà in qualcosa di un pochino più rosso, si alzerà la temperatura di Organa. Se invece le persone saranno consapevoli e adotteranno degli atteggiamenti positivi o quantomeno costruttivi, Organa si trasformerà, perché lei comunque si trasformerà inesorabilmente, indipendentemente dall'uomo, ma si trasformerà in una direzione che in un futuro più o meno vicino contemplerà ancora la presenza dell'uomo stesso. È un'installazione che si appropria di uno spazio e lo rende disponibile alle persone che vogliono dialogare con questo spazio. Organa si inserisce in un discorso sull'arte pubblica contemporanea che prevede che le opere d'arte pubbliche diventano una sorta di veicoli attraverso quale la cittadinanza possono riappropriarsi degli spazi e possono interagire con essi tramite le sculture di arte pubblica. Le basi scientifiche di questa installazione sono legate agli studi fatti sul caos climatico, sulla perdita della biodiversità, sulle appunto le nostre capacità cognitive nel concepire questi problemi. In qualche modo l'installazione è una interpretazione, se vogliamo, artistica di un simulatore prodotto da Climate Interactive, che è un think tank dell'MIT di Cambridge. Si chiama En-ROADS il simulatore, che consente sostanzialmente di collegare delle scelte di policy fatte appunto a livello istituzionale alle variazioni della temperatura da qua al 2100. Quindi uno può decidere di vedere come cambierà la temperatura se ad esempio, parlando appunto nel caso specifico dell'agricoltura, decidi di ridurre al minimo la deforestazione per la messa in coltura delle piante o ridurre al minimo l'impatto degli allevamenti. Per quanto l'agricoltura si trasformi nella maniera più virtuosa possibile, gli effetti sul cambiamento climatico chiaramente sarebbero ridotti, ma non abbastanza da stare al di sotto della soglia di rischio. Per cui in realtà non esiste una sola soluzione, e questa soluzione non esiste soltanto su un unico campo delle attività umane, ma bisogna lavorare su ogni settore delle nostre vite.